Per secoli privatissima residenza estiva dei pontefici, oggi percorso espositivo aperto al pubblico. È l'appartamento pontificio del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo che dal 22 ottobre scorso è accessibile a fedeli, turisti, appassionati d'arte e di storia. Ideata e gestita dai Musei Vaticani, la visita è possibile ogni giorno secondo gli orari di apertura disponibili sul sito www.museivaticani.va. Dal Salone degli Svizzeri alla Sala del Trono, dalla Biblioteca allo Studio privato dei papi, fino alla cappella dove 3 anni fa si raccolsero assieme in preghiera Francesco e Benedetto XVI. Il direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci, guida idealmente la visita partendo dalla galleria di Alessandro VII Chigi. C'è il paesaggio di fuori, dalle finestre, che sembrano quadri di Poussin o di Annibale Carracci, e i paesaggi descritti nei murali fatti al tempo di Papa Chigi. Questo è un luogo che io amo molto e poi vi porterei in quelli che sono stati i luoghi dove si è fatta la storia in un certo senso, lo studio del Papa, la camera da letto, l'appartamento privato del Papa, che fa emergere anche ricordi che sono insieme di grande storia e di piccola cronaca. Quando durante la guerra il fronte si era attestato fra Anzio e Nettuno, gli eserciti alleati stavano sfondando le linee tedesche per arrivare a Roma e le popolazioni di questo territorio, per sfuggire ai bombardamenti, alle rappresaglie, alla fame, si erano rifugiate qui, accolte dal Papa, che era Pio XII, sfamate, dato spazio per dormire e nell'occasione c'erano anche molte donne incinte in prossimità del parto che, dicono le cronache, ecco dove la piccola storia incrocia la grande storia, hanno partorito in quello che era il letto del Papa, nella camera da letto del Papa. A sottolineare l'unicità dello spazio museale è Sandro Barbagallo, curatore del reparto collezioni storiche dei Musei Vaticani. Sono pochissime stanze, tra l'altro molto piccole, di ambiente totalmente domestico rispetto agli ambienti grandi per l'ufficialità, e sono ambienti dove il Papa ha vissuto durante le sue vacanze, ma sono a sua volta anche ambienti dove non c'è, così come nella parte pubblica, non c'è nessun sfarzo, non c'è nessun lusso, perché poi andando a girarsi intorno si trova sempre una sorta di sobria eleganza, perché questa ci viene imposta dal protocollo pontificio, in quanto questi ambienti sono sì vissuti dal Papa, capo della Chiesa, ma è pur sempre un sacerdote. Per la presentazione del nuovo percorso espositivo è stato organizzato un concerto di musica popolare cinese dal titolo La bellezza ci unisce, affiancato dall'interpretazione calligrafica dell'artista Cui Zimo, anche a coronamento del lavoro preparatorio all'evento. Osvaldo Gianoli, direttore delle Ville Pontificie. Il Santo Padre ha voluto l'apertura al pubblico di questi ambienti e quindi naturalmente sia la direzione dei Musei Vaticani che la direzione delle Ville Pontificie hanno creato quelle sinergie, quella collaborazione intesa a esaudire questo desiderio, alla fine di realizzare la possibilità dell'apertura.